Buongiorno, ben trovati. Sono la dottoressa Viviana Luca e sono la psicologa del centro CUFRAD. Ci ritroviamo qui oggi per il consueto appuntamento settimanale di prevenzione e di sensibilizzazione delle dipendenze patologiche. Oggi è qui il nostro ospite, il signor Francesco. Buongiorno, Francesco. Buongiorno. Il signor Francesco è un paziente del nostro centro, un nostro ospite da ormai quasi un anno. E oggi ci fa un grande dono, che è quello di raccontare e condividere con me e con chi vorrà ascoltarci la propria storia di vita e il percorso di cura che ha potuto effettuare in questi 12 mesi qui da noi. Francesco, io la ringrazio nuovamente per la disponibilità, perché non è per nulla banale e scontato. Inizierei proprio da questo, voglia di raccontarci che cosa hanno rappresentato per lei questi 12 mesi di cura, che cosa ha fatto qui da noi, proprio a livello pratico, che cosa ha rappresentato per lei questo progetto di cura. Allora, il progetto di cura per me è stato, diciamo, molto utile in quanto sono stato spinto, diciamo, dalla voglia interna di poter cambiare. E, diciamo, adesso sono alla seconda fase del programma di cura, che è la media protezione. Però io ho fatto un grande percorso in alta protezione, di cui c'è un supporto psicologico 24 ore su 24. Ho fatto diciamo, un percorso sulla gestione della rabbia, ma l'ho fatto, diciamo, con l'equipe, sono riuscito a tirare tutta la rabbia che avevo fuori dentro di me. E adesso il problema della rabbia è risolto. Si riferisce quindi ai miei colleghi Sì, psicologi che l'hanno sì, accolta in questo primo periodo di cura in cui era in un regime di alta protezione. Volete spiegare un po' meglio, magari per chi non ne sa nulla, che cosa significa? Allora, l'alta protezione è utile e indispensabile per una persona che vuole veramente cambiare e combattere il problema con le dipendenze, in quanto elabori, diciamo, tutto il tuo passato e puoi mettere a fuoco, diciamo, la vita con lucidità. Ad oggi io vedo le cose con lucidità e questo sono molto contento che sono riuscito a vedere, diciamo, il lavoro che ho fatto. Ad oggi vedo il lavoro che ho fatto. Adesso che sono in media protezione mi sto sperimentando, diciamo, su altre cose, però il lavoro essenziale l'ho fatto in alta protezione. Quindi lei si guarda indietro e mi sta Sì. dicendo è stupito, forse anche in Sì. qualche modo, di tutto quello che è riuscito a ottenere. Attraverso che cosa? Quindi immagino un po' di supporto farmacologico e psicologico, quindi mi stava dicendo. Sì. Sì. Sì, il supporto farmacologico praticamente lo vai a gestire giorno per giorno, non dico mese per mese, ma giorni per giorni, in base a come ti senti tu lì dentro. Lo vai, diciamo, a diminuire, sempre stando monitorato, diciamo, da un'equipe di psicologi e anche psichiatri che valutano, cioè valutate assieme, diciamo, come vai giorno per giorno. E lì ti dai un supporto 24 ore su 24, perché essendo in un'alta protezione, tu ti senti male, o magari sei nervoso, o ansioso, o magari sei turbato, magari per delle problematiche che è fuori all'esterno, la famiglia, magari i bambini, tutte le cose, cioè. È una cosa spettacolare perché tu ti alzi in qualsiasi ora della notte e puoi andare lì e puoi parlare con uno psicologo, cioè una persona che ti danno aiuto, ti danno ascolto, cioè sei veramente aiutato su quello. Quindi avere un professionista che Sì. fosse pronto ad accoglierla nei momenti di difficoltà, anche se insorgevano nel quotidiano o di Sì. Sì. sera. La cosa è bellissima perché
ci sono anche dei lavori che fai sulla persona, facendo diciamo la manutenzione, per la mattina fai una manutenzione che non è un lavoro, non è che vai a fare un lavoro, fai delle piccole cose, cioè, ma il senso della manutenzione è stare riuniti diciamo tutti quanti assieme, insieme a tutti quanti i compagni diciamo, del gruppo. Adesso in alta protezione, livello 3, sono due gruppi e si va tutti e due gruppi diciamo a fare manutenzione, magari le foglie, i ramettini, tutte queste cose qui, ma il senso della manutenzione è condividere la giornata assieme diciamo ai compagni e stare tutti quanti assieme. Sì, lei dice anche se l'attività che si svolge magari è semplice, come il giardinaggio, dietro c'è sempre un significato educativo, terapeutico di intervento. In modo che nel primo periodo dell'alta protezione, che una persona sta più male e che deve essere diciamo, aiutato cioè, a passare la giornata, magari il compagno di gruppo ti tiene su di morale, fai quattro parole, Si basa sull'auto aiuto, quindi. anche questo diciamo, è terapeutico. Vengono fatte diciamo, diverse attività di cui Sia di gruppo che individuali, quindi. manutenzione, sintesi, laboratorio, revisione, di cui la revisione la sera si racconta diciamo, il vissuto della giornata, le emozioni che hai potuto trasmettere agli altri o che hai appreso. Questo, cioè, l'alta protezione è fondamentale E cosa l'ha di un colpito di percorso. più di questa prima fase? Cosa è rimasto piacevolmente sorpreso? Perché magari io immagino anche una persona che inizia un percorso di cura, non sa che cosa l'attende, può essere anche spaventato, non sa ancora di cosa si tratta e avrà avuto sicuramente delle preoccupazioni nell'entrare qui all'ingresso. Poi invece mi stai dicendo è rimasto piacevolmente sorpreso. Di che cosa in Allora, io mi particolare? ricordo i primi periodi che ero qua e che volevo andare via. In una fase iniziale. Sì, volevo andare via Perché secondo lei? ma boh, non so dire, forse perché magari ero insicuro magari di me stesso, non avevo, o forse perché non avevo elaborato per bene, diciamo, la voglia veramente di cambiare, forse non c'avevo veramente ancora la percezione, proprio non avevo percepito veramente ancora il cambiamento. La motivazione alla. Ad oggi, diciamo, sono alla seconda fase e quasi alla fine, diciamo, no? Perché a giorni dovrei andare in una terza fase, che è la bassa protezione. Sì, perché ci raccontava che adesso lei è in una seconda fase, un secondo livello, perché qui abbiamo progetti di cura molto personalizzati, sia per quanto riguarda le tempistiche che l'intensità delle cure terapeutiche. Lei adesso è in una seconda fase in cui si sta sperimentando su altri tipi di autonomia. Sì, la seconda fase, diciamo che c'è più autonomia, mi sto sperimentando diciamo, sul territorio, andando a casa, diciamo, relazionarmi, diciamo, ad entrare dentro un bar, cioè a stare lontano diciamo, dalla bottiglia. È importante molto tenere presente. Anche se diciamo, tra virgolette, una persona può dire io il problema l'ho passato, no, il problema non è passato, perché bisogna sempre tenerla di fronte, cioè bisogna sempre tenerla viva, cioè sapere che è lì e che puoi farti del male, quindi mai sottovalutare la bottiglia. Niente, ad oggi mi sento molto sereno e sono molto orgoglioso e contento del percorso che ho fatto. Mi dispiace, diciamo, che vado via ad oggi, posso dire che mi dispiace.
dispiace perché sono stata una persona molto aiutata a livello terapeutico e a livello diciamo familiare, perché la comunità mi ha aiutato diciamo a riavvicinare diciamo la famiglia e la gente. Vedo che la gente adesso mi vede con un altro occhio, diciamo. Cioè si relaziona a lei in maniera diversa? Mi relaziono io in modo diversa e vedo, certo, e vedo che la gente magari mi apprezza di più. Perché diciamo le sostanze a me mi hanno portato a fare diciamo numerosi reati, di cui ho pagato anche diciamo con la prigione. E ho sofferto tanto, no? Per questo. Quindi ad oggi vedo la vita con lucidità e sono contento di aver riscattato la mia vita. Di questo ci fa piacere. E i grossi cambiamenti personali, soggettivi che ritrova in lei a distanza di un anno? Sono sereno. Ho trovato veramente la serenità interiore. Parlava di una rabbia elaborata. Sì, ho parlato di una rabbia elaborata in quanto diciamo non avendo, diciamo, non ho avuto diciamo un'infanzia molto, molto bella, anche perché mio padre era un alcolista, quindi anche da lì ho preso diciamo questo, i figli diciamo prendono le sembianze di un genitore, praticamente io ho preso le sembianze di mio padre e diciamo che non ho avuto un'infanzia molto bella, cioè, sono stato 13 anni in collegio. Come mai? Perché mio papà beveva e c'entrava e usciva dalla prigione, cioè mia mamma non ce la faceva a mantenere 4 figli. E siamo stati in collegio. Quindi lei ha avuto delle figure genitoriali assenti? Mio padre sì, mia madre no, veniva, ci trovava tutte le settimane, però poverina non ce la faceva a mantenere 4 persone a casa. E nulla. Quindi la tipologia di relazione che lei ha avuto con suo padre e anche l'ambiente familiare, culturale in cui lei è nato hanno influenzato molto quello che è stato poi il suo futuro, la sua vita. Sì, anche perché a parte diciamo mio padre, l'esempio che ho preso da mio padre, però uscendo dal collegio a 13 anni non avere un amico, cioè, perché se sei in collegio ci sono degli amichetti in collegio, uscendo e non avendo amici, le prime compagnie che prendi sono quelle sbagliate. Io ho preso compagnie sbagliate, commettendo reati, e iniziando diciamo, a fare uso di sostanze, e cominciamo a regalare diciamo il grammo di cocaina, e cominciamo a fare uso, e ho cominciato a fare uso. Prima me ne facevo uso con il naso, me la sniffavo. E sono arrivato al 2004 che non faceva più niente a sniffarmela e me la fumavo. Cambia tutto il tipo. Sono arrivato a fumarmi 8 grammi al giorno di cocaina e la cosa principale quando mi svegliavo la mattina era andare a trovare 700-800 euro per andare a drogarmi. E questo è stato molto devastante, oggi lo posso dire con lucidità che mi ha rovinato la vita. Che cosa vuol dire dovessi alzare al mattino e avere questo come primo pensiero, come primo obiettivo? Essere schiavo, essere prigioniero della sostanza. Essere uno schiavo della sostanza. Certo. Però mi reputo fortunato che ad oggi so i diciamo i segni che mi ha potuto lasciare. Io qui ho visto tantissime persone
che hanno fatto uso, diciamo, di sostanze che, ahimè, hanno avuto molti problemi e hanno molti problemi. Parla di conseguenze fisiche. Fisiche e mentali. La sostanza devasta la mente, ti devasta fisicamente e la mente te la distrugge. Io ad oggi, un lungo percorso che ho fatto è terapeutico e posso definire, diciamo, riesco a riconoscere i danni che mi ha lasciato. A me mi ha lasciato la paranoia. La paranoia è un qualcosa che quasi tutti i cocainomani hanno. A me mi ha lasciato solo questa qui, la paranoia. È già una cosa che io riesco a riconoscere che sono paranoico. Questi chi mi conosce lo sanno tutti quanti, sia qui all'interno che all'esterno, lo sanno tutti quanti che ho questo deficit della cocaina. Ma io adesso sto facendo un dialogo con voi, ma magari più tardi riesco a capire che magari il rimando che mi sta facendo era come diceva lei, non era come dicevo io. Quindi, e sono molto fortunato che mi ha lasciato solo questo qui. Io vedo tanta gente che veramente ha avuto tanti problemi, cioè e ha tanti problemi fisici. La sostanza ti devasta, ti rovina. Certo, anche questa è un'informazione importante per chi ci sta ascoltando, chi ci sta guardando, perché comunque questo è un altro importante rischio che uno ha nell'utilizzare le sostanze. Lei ha utilizzato quindi sia cocaina che alcol. Ha capito all'interno del suo percorso di cura a che cosa serviva nel suo caso, in base alla sua storia, in base a quelle che sono le sue caratteristiche, l'utilizzo della sostanza? Aveva uno scopo, un senso proprio all'interno della sua storia di vita, l'utilizzo delle sostanze? Aveva uno senso, ma un senso che, diciamo, è senso scemo, un senso stupido, in quanto io utilizzavo, diciamo, la sostanza per darmi, diciamo, adrenalina, forza, coraggio per poter affrontare, diciamo, situazioni e per andare a commettere, diciamo, reati. Okay. Magari prima di andare a fare un reato facevo uso così, non mi sentivo anestezzato, non avevo, diciamo, paura, non avevo fobia, non avevo. E questo è da tenere molto presente, perché a volte si sottovaluta, a volte si sottovalutano queste cose qui, ma fanno molto male, fanno male al cervello. Ti fanno commettere ancora più reati, perché tu parti magari per fare un reato, una volta che hai fatto uso, che sei sotto effetto di sostanze, non ti fermi. Sei alterato, dice. Non ti ferma al primo reato, vuoi fare gli altri reati. Come va a finire? Va a finire che ti blocchi in un certo modo, in un modo o in un altro ti blocchi. La vita è bella, cioè, ma va vissuta con lucidità, però, non con sostanze. Tra un reato e l'altro, una carcerazione e l'altra, che cosa è scattato in lei? Quella motivazione alla cura di cui parlava prima. Lei prima diceva, per poter cambiare, anche se si viene ricoverati, si chiede aiuto, si entra in un centro di cura, bisogna avere qualcosa che scatta da qui dentro. Lei cosa è scattato? Qual è la motivazione? In me è scattata la motivazione. Io sono stato, diciamo, aiutato dal Servizio Sanitario Nazionale, dal SET. È venuto, diciamo, nel 2007 sono andato io di spontanea volontà a iscrivermi. Okay. Però, diciamo, ci andavo. Quindi quel primo gancio non è stato funzionale. Nel 2012 sono stato io, diciamo, è venuto a sé, mi trovavo in carcere a Fossano. Sì.
è venuto il CERT di mia competenza a Fossano e mi volevano fare quel corso e io non l'ho accettato. Subito dopo sono uscito e diciamo mia moglie mi ha detto guarda, continuate così non va bene, trovo una soluzione perché è finita, insomma. E mi sono lasciato aiutare dal CERT. Andavo, diciamo, ogni giorno facevo colloqui, facevo urine, però non mi è servito a nulla perché sono durato poco e non sono andato più. Mentre nel 2014 mi è arrivato un definitivo del 2006, sono andato in carcere, avevo già intrapreso, diciamo, il percorso dall'esterno con il CERT. E mi hanno detto se volevo, diciamo, continuare il mio percorso, perché venivo ogni 15 giorni in carcere a fare il colloquio, se volevo continuare a fare il percorso in comunità. E lì ho detto sì. Però qui, arrivando qui, vedendo, diciamo, le cose con lucidità, mi è uscita qualcosa di dentro, cioè, non so spiegare nemmeno io, questa forza di volontà nell'affrontare le cose, cioè. Eppure posso dire che io non ero, diciamo, così sereno, diciamo, con tutte le problematiche familiari che mi circondavano, no? Figlio malato, tantissimi problemi. Eppure ce l'ho fatta, cioè, sono molto contento veramente. Sono riuscito a elaborare tantissime cose del mio passato, tantissime cose della mia persona. Il relazionarmi con la gente, io ero una persona molto cupa, non riuscivo a parlare con nessuno, cioè, adesso sono una persona socievole, parlo, ragiono, cioè, prima. Infatti mi domandavo proprio questo, pensando a quello che ci raccontava delle sue prime anche relazioni con le figure genitoriali, mi sono chiesta come ha fatto qui qua dentro a cambiare il suo modo di relazionarsi con gli altri e ad affidarsi ai curanti, perché non sarà stato semplice. Sì. Allora, diciamo che con qualche compagno, diciamo, avevo anche un compagno di stanza che adesso ha terminato il percorso con esito positivo, adesso sta lavorando, si è inserito bene. Mi sono, diciamo, lasciato aiutare da questi compagni, diciamo, adesso quasi tutti hanno finito il percorso, no? Sono pochissimi che sono rimasti e hanno concluso il percorso con efficienza, cioè stanno veramente tutti quanti lavorano. Quindi erano inseriti sul territorio? Sì, stanno tutti quanti bene. Li sento quasi tutti i giorni, mi chiamano. Mentre il percorso che ho fatto io l'ho fatto con la dottoressa Esther, facendo colloqui individuali, settimanali, ogni mercoledì facevamo colloqui di ore, e avendo un supporto psicologico H24 dagli operatori. Nulla, io ho fatto, diciamo, ho elaborato tutto il mio passato, ma il lavoro che ho fatto io è iniziato quando ero proprio bambino, certo. Ho elaborato tutto. È stato molto, diciamo, non è stato bello, tra virgolette, non è stato bello, è stato molto dolorante, però ad oggi sono, diciamo, lo dico con tranquillità e serenità, cioè i problemi, diciamo, a parlarne adesso non ne ho. Una volta non riuscivo a parlarne di queste cose, anche perché il primo periodo lo sapevo solamente la dottoressa Esther, cioè tutto il mio passato, cioè, e volevo che lo sapeva solamente lei. Invece adesso la cosa l'ho elaborata bene, cioè mi fa anche piacere condividere, diciamo, quelle cose e essere magari d'aiuto magari a un'altra persona. Io se veramente magari con i ragazzi che arrivano cerco sempre di essere più accogliente possibile, di dargli la mano. Tante persone, diciamo, ho aiutato, diciamo, a passare le giornate. Con qualche posto lo faccio, perché
come mi sono stato d'aiuto a me e diciamo, i vecchi compagni che sono andati via, cerco di essere, essendo diciamo che sono un pochettino più vecchio, cerco di essere anche con loro, no? Certo, infatti questo sì. È molto bello perché sì. È uno dei principi su cui si basa proprio l'automutuo aiuto. Sì, anche perché, quando vedi che ti, quando vedi che è proprio un utente, è proprio una persona, una persona come te che ti spiega, che ti aiuta, no? Perché magari quando appena arriva una persona magari è un po' diffidente. Però magari quando vedi che cioè, se una persona come te ti dà una mano, che ti vuole aiutare, che no? Cioè, che ha avuto problemi simili ai tuoi. Sì, parti proprio con un altro piede, cioè ti viene più stimolato, c'è un altro stimolo, no? È uno stimolo quello che hai una persona. E questo sono contento. Io la ringrazio perché veramente è stato, penso veramente, un dono prezioso quello che ha fatto lei oggi per chi ci ha ascoltato, perché condividere questi vissuti così importanti immagino non sia stato facile e lei l'ha fatto con una naturalezza e una genuinità veramente per nulla scontate. E quindi la ringrazio e le auguro buone cose per il proseguimento del suo percorso di cura. Grazie, grazie Francesco. Grazie.